Nome e cognome? Stefano Pavan. Stefano Pavan, età? 21. 21 anni. Allora, raccontami cosa è successo ieri sera. Beh, in sintesi, eravamo lì a Knox Hill. Dove sta questo Knox Hill, scusami? Non so dove è Knox Hill. No, non so dove sta Knox Hill. Sono navigli, una vieta. Comunque c'è gente alla sera, insomma. Sì, sì, c'è sempre un sacco di gente a Knox Hill. Ok, vai avanti. Eravamo lì seduti al nostro tavolo, come al solito. Eravamo io, Elisa, poi c'erano Paolo. No, scusami, dammi le generalità complete. Senta, cioè, cosa intende adesso per generalità, eh? Nome e cognome delle persone, abbiamo un verbale che dobbiamo Stefano, stirare. Stefano, Filippo, Paolo, insomma, Elisa. Okay. Cioè, cos'altro le serve? I cognomi, devo anche dirle, non so. Non so se vuoi dirmi anche il codice fiscale, a me non interessa. Comunque, veramente con la storia, per favore. Eravamo seduti lì al nostro tavolo, stavamo bevendo i nostri cocktail come al solito, venerdì sera. Quando poi quelli là del tavolo accanto hanno iniziato a fare i coglioni come al solito, e quella si è messa in mezzo, ecco, questi sono i fatti. Che cazzo anche vuole sapere? La suddetta Elisa, insomma. Elisa, Elisa, certo, Elisa. Ok, e insomma, cosa è successo? Perché, ok, perfetto, mi hai detto Elisa si è messa in mezzo, a cosa? Si è messa in mezzo, stavano litigando, insomma, era venerdì litigando sera, erano ubriachi, ma non lo so, quelli del tavolo accanto, cazzo, le devo spiegare anche ste cose. E certo, caspita, e sono questi i fatti. Ma non ho neanche visto bene, io ero andato a prendere da bere, veramente, senta, non mi faccia perdere tempo, io non le so bene. Perde il tempo, una persona ci ha rimesso le penne. Anzi, sarà lei a salvarla dal coma? No, non sono io a salvarla dal coma, però dobbiamo capire chi caspita è stato, hai capito? E adesso, per favore, mi dica esattamente quello che è successo. Questo qualcuno che si è girato e ha tirato una tramvata, che caspita è? Ma non ho neanche vista la scena, io avevo il vassoio in mano, magari l'avessi visto, guarda, il cazzo, gli avrei fatto un culo così se l'avessi visto, porca puttana. Oh, adesso moderiamo i termini, eh. Senta, vorrei vedere lei se è mica in coma, che cazzo avrebbe fatto? Posso perfettamente capire anche se non ho nessuno in coma. No, lei non può capire, si fidi, guardi, veramente non può capire. Essere qua il giorno dopo a parlare a lei che con tutto il rispetto suo... E allora pensi alla sua amica in coma? Pensi alla sua amica in coma? Vorrebbe trovare questo disgraziato? Cazzo, mi sono un po' agitato però. Boh. Sembra veramente che mi sto tentando di discolpare, cioè più che incazzato... Boh, sembra che sto tentando veramente di sviare le indagini. Ok, veniamo a noi. Nome e cognome, età quella vera, mi raccomando. Vai. Paolo Silvestre, 25 anni, studio... 25? Sì. Okay, studi cosa? Studio in un'accademia di belle arti, okay, Milano. Dimmi cosa è successo ieri sera. Ah. È già stato qua. Il tuo amico Stefano. Ah, è passato la serata insieme, sì. Sì, siamo. Lui già mi ha detto qualcosa, insomma. Dimmi. Però sii un po' più preciso con i dettagli, perché. Sì, va bene. Comunque, niente, eravamo in un pub con degli amici a bere qualcosina così per fare due chiacchiere. Dove? No. Pub sui Navigli, mi ricordo come si chiama, Notting... No... Com'è che si chiamava, scusami? Nottings, Nottings, sì. Ok. E vabbè, niente, insomma, eravamo in questo posto qui, stavamo facendo due chiacchiere, poi nel tavolo accanto è scoppiata una mezza rissa, e lì si è voluto fare da paciere, e purtroppo, insomma, è successo quello che è successo, si è beccata un colpo in testa. Insomma, una mezza rissa con quelli del tavolo di fianco? No, cioè non noi, loro non so con chi, ho sentito soltanto la gente che gridava, poi... Di quanti erano, se li hai visti in faccia, insomma, se me li puoi un po' descrivere, perché, ecco, appunto proprio qua, il tuo amico è stato un po' sul vago. Mi dispiace veramente. Mi fermo a ricordarti, scusami. Ma erano dei ragazzi, non ricordo. E alla tua amica non ci pensi? Troppo vago. Così spingo le indagini dell'investigatore su di me. Dovevo tagliarla prima. Asciugati un po' le lacrime. E poi dimmi nome e cognome. Scusami, sono quasi finiti. Grazie, ispettore. Niente, prego. Mi chiamo Filippo Zaia. Sì. Anni? Ho 21 anni. Ok, fai?
Che cosa fai? Faccio... sono all'Accademia, a studio. Su, stai tranquillo. Non abbiamo ancora fatto niente... Adesso stai tranquillo, mi racconti. Che cosa è successo ieri sera? Ho già incontrato gli altri due amici. Dimmi solo... L'altra sera... Anche... Che dettagli, mi raccomando. Vai. L'altra sera eravamo usciti. Io era... Forse la prima volta che uscivo con loro. Sì. Uscivo con Stefano e con... E con Paolo e Elisa. Ed eravamo andati a questo pub nella zona dei Navigli. Sì. Il, come si chiama? Noxim, qualcosa del genere. Noxim. Non mi ricordo. E eravamo appena entrati, avevamo. Ci eravamo seduti, avevamo ordinato qualche drink. E sono dovuto. Sono andato in bagno. In quel momento ho sentito un gran baccano provenire dalla sala principale e quando sono uscito Elisa era per terra. Verso che ora questo è successo? Non mi ricordo, ispettore. Non ti ricordi? No. 11? 11 e mezza? Sì, forse eravamo appena arrivati, credo di sì. Avevate bevuto? No, cioè io appena ero entrato ero subito andato in bagno. Forse Paolo e Stefano avranno già iniziato a bere. No, perché anche gli altri due mi hanno detto che non avevano bevuto. Poi dimmi te che cosa siete andati a fare al pub a fare. Vabbè. Però mi avete detto anche gli altri due. Anche gli altri due tuoi amici mi hanno detto che non avevano bevuto. Però, insomma, non è che mi avessero detto chissà che cosa. Ok? Adesso dimmi un po'. Che caspita l'ha buttata giù. Mi ha detto che è nel tavolo di fianco. Erano nel tavolo di fianco queste persone. Non lo so, ispettore. Io ero andato in bagno. Quando sono uscito ho chiesto a Stefano che cosa fosse successo. Lui sì, ha parlato di qualcuno al tavolo a fianco. Erano forse in 5, 6, ma non saprei. Io ero andato in bagno. Una volta uscito era scatenato l'inferno. C'era sedie per terra, sangue. La povera Elisa che era per terra e non potevo fare niente. Al bagno, ma dai, cacchio. Non poteva venire in mente una scusa migliore? Al bagno, bah. Se noi riusciamo a trovare chi è stato, ma quantomeno facciamo una bella cosa per Elisa. Speriamo che esca fuori dal coma, però se riusciamo a trovare chi caspita è stato, cioè, un po' della mano me la devi dare anche te. Una grossa mano me la devi dare. Te e gli altri amici. Quindi, sì, comunque qui la storia è sempre fuori. Sì, vabbè, niente, c'è stata questa rissa, non, dei ragazzi sotto i 30 anni. E lei voleva andare, un mio amico, Stefano, voleva andare a dividerli, però poi... Mi ha detto che è stata invece Elisa. No, voleva andare Stefano, però poi ha saggiamente pensato di tenersi fuori dai guai, insomma, sono fatti loro, Elisa invece... ha voluto per forza dividere. Questo Stefano non me l'aveva mica detto. Mi ha detto che era andata proprio Elisa quasi a fare lo scudo umano, andare a dividere queste due persone, un po' all'impazzata. No, ha messo in difficoltà Stefano. Sembra che voglia sviare le indagini su di lui. Ho fatto una cazzata. Va bene, ok. E cosa è successo dopo? Sarà scappato qualcuno perché questo non è rimasto, insomma? Allora, io ho visto, c'erano 5 persone, era un tavolo tondo, praticamente è diviso a tipo a divanetti questo Noxil. E noi eravamo lì riuniti e a un certo punto questi qua si sono alzati di botto e hanno iniziato a litigare. Elisa, che sempre si mette in mezzo, io l'ho sempre detto che cazzo vai a ficcarti in queste situazioni di merda, si è messa lì in mezzo, questi qua erano alti, degli energumeni, cazzo, uno avevo anche sentito un nome, Fabio, ecco sì, Fabio. Ho sentito un nome, Fabio si chiamava uno, l'altro non lo so. Era un latino o l'altro, stava litigando con un ragazzo latino, però non l'ho sentito. Non ho visto chi dei due, però è stato uno di questi due che insomma ha fatto quello che ha fatto. Non so, cioè, se posso esserle d'aiuto in qualche altro modo. Qualsiasi però... dettaglio per me. Senta, io le ho detto già tutto però, perché cioè, se mi venga anche un po' incontro, cazzo, cioè non è che... Boh, mi posso inventare le cose adesso. Per carità, ma anche lei deve venire incontro alla sua amica, caspita. Non può venire qui. Tipo? Non so. Tipo, non lo so,
Di che cosa hanno parlato queste altre signore? Ma si può, le pare caso? Che mi metta ad ascoltare i discorsi degli altri, cioè. Ho capito, ci sarà un motivo per cui non questa l'hanno pestata, ok? Si è messa in non mezzo, può... stava si in è messa in mezzo. Qua. Si è messa allora in mezzo. Cos'è? Un semplice scambio di persone? No, lei... cos'è? Una cosa premeditata? Mi faccia parlare però, perché se mi fa le domande mi fa anche rispondere. Scusi, ok, io le faccio le domande, lei deve rispondere, ma tutto c'è un tempo. Non accavagliamoci. Va bene, ok. Va bene, stiamo tranquilli perché io non la sto accusando. Okay, e lei sembra che è un po' agitato. Eh sì, sono, ecco. Sono anche nervoso, se mi permette. Ho notato, ed è molto nervoso. Sì, sono molto calmo. Nervoso. D'altronde è un interrogatorio, quindi... Sì, non, adesso non è che se mi vuole dire che sono stato io, magari? Troppo nervoso. Cioè, dovevo essere più tranquillo qua. O comunque, anche se arrabbiato, più controllato. Perché già prima gli ho stato troppi sospetti. Speriamo che ti rinfreschi un po' la memoria questa acqua qui. Insomma. Guardi, non è che io voglio ostacolare le indagini, per carità, però semplicemente mi sembra, mi permetto, un attimino inutile. Alla fine l'importante è... Inutile? Capire chi è stato, l'importante è che Elisa stia bene. Questa è la cosa importante, che Elisa venga... Che è una cosa assolutamente importante sapere che Elisa stia bene, certo, ma è soprattutto importante anche che questo disgraziato salti fuori. Puoi anche essere stato te? No, da quel che ma so no. Io. No. Ma no, ma si figuri. Però così te li tiri proprio addosso i sospetti dell'investigatore. Sì, è vero, però sono stato ingenuo perché ho pensato di essere principalmente sincero. E non ci ho ragionato su. Boh, in realtà eri troppo vago, si capiva che sì, non avevi voglia di dire qualcosa. Non sono stato abbastanza freddo per capirlo al momento. Avrei voluto fare qualcosa. Cosa hai fatto Elisa, insomma? Te l'ha raccontato? Sì, o l'hai visto di persona? No, mi hanno detto che Elisa, visto che lei è buona, cerca sempre di bloccare qualche litigio, qualche rissa che scoppia anche fra di noi, sì. Fra amici. E mi hanno detto che si è alzata, ha provato a fermare questo uomo, questo ragazzo, ma non c'è riuscita, quella rissa è degenerata. E lei è caduta a terra. È caduta a terra, adesso è in coma. E non ho fatto niente, non sono riuscito a fare niente per lei. E allora facciamo una bella cosa. Vuoi fare qualcosa per lei? Sì, ispettore. Vediamo di trovare chi è stato questa persona. Non vorrei tanto sapere, ho sentito dire che forse era un uomo pelato. No, tranquillo, mi faccio l'acqua. No, grazie. Bella casa. No, grazie, aspetto. Va bene così? Sì, va benissimo. Ok, dai. Allora, non so, fatti venire in mente chi era. Chi erano queste persone? Chi l'ha aggredita? Non lo so, ispettore, erano al tavolo a fianco. Stefano mi ha detto... Mi ha detto qualcosa, anche Paolo mi ha cercato di descriverlo, era di nazionalità, non mi ricordo, oddio, non mi ricordo proprio, ispettore. Insomma, il tuo amico Stefano mi sembra, o Paolo, non mi ricordo in realtà, che uno di due, adesso non mi hanno detto il numero delle persone che erano al tavolo esattamente. Però mi hanno detto che non erano soltanto italiani, c'erano anche comunque persone di nazionalità straniera. Sì, aspetta. Che non erano molto sani. Sì, erano già lì da un po'. Cioè quando noi eravamo entrati erano già lì ed erano. Cioè parlavano già un po' ad alta voce, erano lì, si scherzavano fra di loro, ma un po' come chiunque in quel pub. Si va lì un po' per divertirsi. Ma queste persone, mi hai detto che non eri presente, no, non hai assistito direttamente al fatto, no, perché eri al bagno. Cacchio il bagno, devo continuare a rinfacciare, ispettore. Lei adesso vuole dire che sono stato io? No. Sentiamo. Non sto dicendo che lei è stato, io sto semplicemente dicendole. No, perché sembrava stato tranquillo. Ok. Non si ricorda più niente, andate in coma, cosa avete fatto, l'avete portata subito all'ospedale, non so, ci avete chiamato. Io a un certo punto ero girato, ve l'ho detto, ero andato a prendere da bere, E questo l'avevo capito. A un certo punto ho sentito una botta, un grido, breve perché deve essere svenuta sul colpo, e poi ho visto un lago di sangue lei per terra. Vabbè, un lago, dai, esagerato. Prendete una sedia in testa, poi dimmi se non sei un lago di sangue.
Ma, vabbè. Ma queste persone dell'altro tavolo, insomma, mi hanno detto che sono volate sedie. È successo un po' di tutto. Un'enorme rissa, ma dopo aver colpito la povera Elisa, questi sono scappati, se ne sono andati, sono rimasti lì, avete fatto scena. Ho visto, quando sono uscito, dopo aver sentito quell'enorme tonfo, sono uscito e ho provato, cioè, c'era molto, molto casino. La gente era in piedi, il locale era più movimentato di prima, e ho visto sia allontanarsi alcuni ragazzi dalla porta, uscire e scappare. Ma veramente, ispettore, avrei voluto fare qualcosa, ma non sono riuscito. Vediamo di farla adesso, insomma. Però, volevate fare qualcosa per la povera Elisa, santo cielo, però ho guardato i tabulati telefonici del locale e anche dei vostri cellulari, li ho controllati. Tranquillo, ho mandato, e oltre al fatto che ne ho anche l'autorità per farlo. E ho visto che, insomma, mettiamo che dalle ricostruzioni dei fatti l'incidente è avvenuto verso le 11:30, 11:40, massimo mezzanotte meno un quarto, non di più. Però l'ambulanza è stata chiamata molto dopo, non quasi so, 20 minuti dopo. Io non avevo neanche il cellulare con me, quindi non sono riuscito a telefonare. Cioè, è un locale, santo cielo. Ma Paolo, adesso ricordo, Paolo aveva detto... Cioè, si era recato al bancone per cercare di chiamare. Paolo Silvestre. Paolo Silvestre, sì. E è andato al bancone a chiedere aiuto, diciamo. Provare a chiamare anche la casa. Immediatamente? Sì, subito. Ma perché è partita una telefonata solo un quarto d'ora, giusto? Sì. Non lo so, ispettore. Quarto d'ora, 20 minuti dopo. Non lo so, ispettore, non saprei. Non bisognerebbe saperlo, invece. Ma io non ho potuto fare niente, stai tranquillo. Però potevi esasperare di più la tristezza, così convincevi l'investigatore a terminare le indagini prima. Lo so, però cacchio, al momento uno che ti continua a fare domande, boh, mi è venuta così. Poi sì, magari potevo anche fare un po' più disperato. Secondo me sì. Comunque, cioè, va avanti con questa storia qua. Cos'è successo? Lei ha fatto da scudo umano, li ha fermati tutti e due, li ha divisi. E che cos'è successo? E niente, è successo in pratica... che è successo? Niente, mi sembra abbia battuto la testa vicino a una sedia, se non mi ricordo male. Una cosa del genere. Cos'è? La spinta? Lei è caduta sulla sedia? No, mi sembra di ricordare che qualcuno l'ha fatta proprio volare la sedia, cioè gli è arrivato in testa. Quindi c'erano delle sedie volanti, insomma, eravamo veramente su... Sì. Sulla rissa. Sì, diciamo di sì. Devo stare tanto? Posso andare? Guardi, io non lo so, dimmi più o meno se riesci a darmi un'ora in cui questo è successo, perché allora, l'ambulanza è stata chiamata con molto ritardo, è arrivata quasi un'ora dopo, Allora. Quindi mi sembra che, insomma, non è che c'è stata tutta questa fretta nel chiamare... Guardi, avevo finito di guardare un attimo un film in TV, quindi mi sembra che erano tipo le 11 di sera. Un film in TV? Sì. Però bella la cosa del film. Però potevi dirgli anche il titolo del film, così sembra che sia una cosa un po' campata lì, sì, poco credibile. Ma perché non ci ho pensato, cioè onestamente a me della faccenda non mi interessava tanto, quindi non è che mi ricordi puntano sul momento in particolare. Cioè non mi ricordavo niente, perché non do importanza alla vicenda, sinceramente. Puoi immaginarsi il resto, l'ambulanza è arrivata da qualche minuto dopo. Cos'altro vuole sapere? Ok, va bene. Non c'è stato nessun supereroe che l'ha salvata, non ti è venuto nessuno, nessuna... Niente. Non Quindi cose. Purtroppo non c'è altro da aggiungere in questa storia. Ok, va bene, grazie. Ah, se posso andare adesso? Certo che può andare, grazie. Ok, quindi siete arrivati... Guarda che mi hai detto, scusami che non mi ricordo più. Le 11. Le 11? Penso. Quindi 11:10, 11:20 è
possibile che voi possibile, sì, però non vorrei che prenda le mie parole insomma, per l'olocolato, perché non mi ricordo precisamente tutto. Poi, il problema è che molte tue parole non vanno prese per l'olocolato, perché stai veramente molto sul vago. Sembra che sei in quest'ultima nottata se hai vissuto in un altro mondo. Magari. No, guardi, mi dispiace, però veramente non riesco a ricordare altro. Non sai quanto dispiace a me. Lo so. Guardi, se possiamo finirla qui, perché tanto io non vedo, immagino di poterle essere d'aiuto, a me dispiace tanto. Se hai bisogno mi chiamo, ma se dobbiamo andare avanti così... Te però non andare, non uscire fuori da questa città. No, sì. Ho tutto qui, non si stia tranquillo. Posso andare? Bene, sì, può andare. Grazie, salve. Salve. Possiamo anche finire l'interrogatorio. Tutto quello che sapevo o che mi ricordavo era questo. Non so altro, non mi ricordo altro. Sì, mi sei stato utile, insomma. Adesso lascia il numero, lascia il tuo numero di cellulare di casa alla ragazza qua fuori, che se lo segna, così almeno se ne abbiamo bisogno, e ne avremo bisogno. Perché non è che abbiamo tirato fuori molto da questi interrogatori, ok? Possiamo richiamarti. Ok. Tu non uscire e non scappare da questa città. Ok, aspetta. Va bene. Ok. Arrivederci. Vediamo, grazie a te. Arrivederci. Comunque, quando l'abbiamo fatto noi due all'inizio eravamo troppo colloquiali, secondo me. Tu dici? Eh sì, perché sembravamo un po' informali. Beh sì, soprattutto... Beh, ascolta, è anche stata la prima, anche la prima, dai, bisogna... No, ma sai cosa, lui era quello incazzato, però ti sovrastava un po', tu sei comunque un ispettore di polizia. E caspita, ho dovuto tenerlo fermo, perché no... Mi teneva bada, però. Ma secondo me, insomma... No, lo tenevo per il collo, poche palle. Sì, infatti verso la fine mi sono anche un po' placato, guarda che... E continuavo... Ma tu non puoi dire questo, ma che autorità hai? Sono l'ispettore, santo cielo, dai, sono io che ti devo fare le domande, non te. Ma non so, secondo me te ne sei andato un attimo nel pallone, fraintendevi le mie parole, io dicevo delle cose... Sedie volanti, meravigliose sedie volanti di Pandora, dai, anche ma non c'entra! Ma in che lingua parli? Vabbè, però... Parezze. Sempre puntiglioso. Gabarezze. Ma volanti nel senso, vola una sedia in testa, non... È un modo di dire. Sì, infatti, perché tu... Cioè, cos'è che ha detto? E noi con la traviata, la legnata in milanese. Vabbè, volano sedie. Fatta su col cuore con i mani. Ecco, appunto. Vedi, non ho capito che cazzo. Però questo gioco di ruolo comunque. Potremmo farlo un'altra volta, ma io non lo faccio più, perché tutte queste critiche fanno un po' girare le palle. Soprattutto te che hai detto una sega. Cacchio. Hai detto quattro cose in croce. E pretendevi anche? Ma te sempre puntigliosi, così, fai. Mi hai detto niente, non mi hai detto, ma santo cielo. Porca mi hai detto che è venuto tutto tra le 11:40 e mezzanotte meno 20. Che cazzo vuol dire? Praticamente non è successo niente, dai. In effetti. La prima volta, adesso ne facciamo un'altra, magari esco meglio. Dai, la facciamo. L'ispettore non lo fa. No, lo fai te. Aspetta, ti vai a cambiare però. Sì, la maglietta rossa. No, mi sistemo, dai. Dai, cazzo, andiamo su. Buonasera, il suo nome prego? Il mio nome è Stefano Pavan. Paolo Silvestre. Filippo Zaia.